Grazie mille, ciao. Accelerato. Sì, sì. Abbiamo appena detto adesso. Già siete sentite in termini dell'incontro odierno. È stato eletto migliore del giocatore del Lecce. Il numero 7 della Nordica l'ha trovato Alessandro Rossini. Posso dire il premio Giulio Retelli del Bar Caffè Francia Corte di Rovato. Appena finita la partita qui a Rovato, siamo in pieno terzo tempo e siamo qui con i due allenatori del Novara e del Rovato, Daniele Porrino e Marcello Cutitta. Sentiamo un po' i commenti a fine partita. Marcello. Ma sapevamo benissimo che era una partita molto difficile, sinceramente, quindi ci aspettavamo una squadra veloce, agguerrita per fare subito il bonus. Lo è stata, perché comunque ha fatto 4 metri nei primi 20 minuti. Yo! Did your mama warn you? In the game of life, you gotta fight. Yo, did your daddy warn you? If you gonna go, there is only one way to go. Go, 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 go hard. Grind with your wannabe superstar boss. Go, 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 go hard. Step into the cypher, we'll see who you are. Go, 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 go hard. Sissy soft suckers, near or far. Sono molto soddisfatto dei miei, che comunque hanno iniziato finalmente a difendere un po', e ho visto un atteggiamento propositivo che fa bene per il resto della stagione. Watch your move, it's okay, I can wait. Whatever you do, gonna be checkmate. I see the future, you're seeing stars. You're on your back now, feeling kinda tired. Did your mama warn you? What you gonna go? Go, go, go hard. Grind what you wanna be, superstar boss. Go, 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 go hard. Step into the cypher. Novara è stata una squadra aggressiva, ci ha messo in difficoltà, siamo riusciti all'inizio a fare queste 4 mete. Forse c'è stato un piccolo calo anche da parte nostra appena fatto le 4 mete, e loro sono stati veramente molto bravi e ci hanno messo in difficoltà per buona parte della partita, e si sono avvicinati anche molto col punteggio, tanto che c'è stato un momento che eravamo sul 20-12 che non era così scontata la partita. Poi siamo riusciti a trovare in un paio di situazioni dei guizzi vincenti e è andata bene. Allora, abbiamo appena ricevuto anche il risultato dei Centurioni contro Monferrato. Abbiamo visto che è stata una vittoria schiacciante proprio per i Centurioni, e quindi il campionato diventa ancora più appassionante. Per voi cosa significa questo? Beh, i Centurioni sono diventati sicuramente la squadra da battere, e non hanno ancora perso, hanno fatto un'ottima vittoria fuori casa a Monferrato. Non ho visto la partita, quindi non posso sapere come sia, ma il risultato sembra abbastanza importante, e quindi sicuramente si sono dimostrati la squadra più forte. Marcello?
Sicuramente il Monferrato sta dimostrando delle lacune, perché ha avuto delle difficoltà contro squadre che non erano alla loro portata. Il Rovato sicuramente doveva fare la gara contro i Centurioni, ma sicuramente se la giocheranno. So che giocheranno in casa, quindi hanno tutte le carte in regola per poterla fare. E invece per il Novara diciamo che le squadre da battere sono altre. Marcello, ce la possiamo fare? Ce la faremo, stiamo lavorando bene. Oggi ho visto un atteggiamento propositivo, come ho detto prima, quindi sono abbastanza soddisfatto, anche se poi le sconfitte bruciano, non bisogna neanche negarle. È una squadra che sta crescendo, adesso rientreranno alcuni giocatori che sicuramente faranno del bene a tutta la squadra, e ovviamente le nostre partite non sono queste da vincere. Peccato per il punteggio, potevamo fare almeno un punto, però l'allenatore del Rovato non ha voluto. Pericolo di meta. Pericolo di meta. Sta giocando solo loro. Meta. Siamo in pieno terzo tempo qui a Rovato con Alessandro Rossini, l'uomo di questo match. Allora, la domanda sorge spontanea: ti senti il vero uomo, man of the match? Allora, io di per mio no. Abbiamo fatto benissimo di mischia, c'era stata chiesta maggior sicurezza, soprattutto nelle fasi di conquista, ed è quello che abbiamo fatto. Mischia e touch oggi sono andate benissimo, cosa che non è successa nelle scorse partite. Quindi è un punto ottimo per crescere e una buona base, ecco, per continuare a migliorare, eccoci. Quindi più che mia, almeno the match, sarebbe da dare tutta la mischia. Gira di qua adesso, direi qua, piede la palla, chiede la palla lì. Terra, fuori quell'otto lì, fuori quell'otto lì. No. La prima meta di Facundo. La prima meta di Facundo, bella, bella. E per chi non conosce Alessandro, raccontaci un po' la tua storia, da dove vieni, da quanto giochi? D'accordo, allora, questo qua è il mio sesto anno, se non ricordo male, in prima squadra. Ho cominciato dalle giovanili del Brescia e lì sono rimasto, salvo un anno in prestito a Gussago, fino all'anno scorso, dove ho deciso di spostarmi qua a Rovato perché mi è stato presentato il progetto da coach Porrino e mi è sembrato fantastico, ed ho quindi deciso di aderire anch'io. Sono qua come fisioterapista insieme agli altri ragazzi e inoltre gioco in campo, ecco, si è visto, e sta andando benissimo, è un buon anno. Possiamo andare bene, eccoci, mettiamola così. Quali sono gli obiettivi della vostra squadra per quest'anno? Sicuramente fare il meglio possibile e continuare a crescere con una squadra giovanissima. È dura puntare a salire per come siamo messi adesso, però possiamo far bene, possiamo far benissimo. Bene, allora Alessandro, chi vuoi salutare quest'oggi e a chi dedichi la vittoria? Allora, dedico la vittoria a Marco Radetic, bellissimo ragazzo che gioca con me in squadra, per il quale covo un amore segreto. Grazie Alessandro. Grazie a te. Del Novara, Gianluca Cassia. Tra l'altro il suo percorso è in salita perché è un ragazzo che l'anno scorso giocava in C2, questo è il primo anno in Serie B e lo sta facendo egregiamente.
Allora Gianluca, cosa ci dici della partita di oggi? Quali sono stati gli aspetti positivi? Quali invece i punti critici? È stata una bellissima partita con una squadra molto forte, molto preparata. Abbiamo fatto i primi 20 minuti in salita, molto difficili. Quando abbiamo trovato il nostro ritmo siamo riusciti a rimanere in partita, abbiamo dato del filo da torcere. Peccato, non siamo riusciti a ottenere il punto bonus con la quarta meta, ci abbiamo creduto fino alla fine. La cosa positiva è il carattere, non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto fino alla fine e continuiamo a crederci. Siamo una squadra giovane, una squadra che ci crede, una squadra che vuole migliorare e ha tutto da dimostrare e vogliamo dimostrarlo. Diciamo l'unico aspetto tecnico negativo è un po' il riposizionamento difensivo che ha creato soprattutto nei primi 20 minuti dei buchi che purtroppo ci hanno penalizzato. Però veramente non siamo andati giù di testa, ci abbiamo creduto e continuiamo a crederci. Quindi questa vittoria sicuramente farà bene al morale a Novara. Prossimo incontro contro Varese, cosa farai? Darai il meglio di te stesso? Io sicuramente sì, e come me tutti i miei compagni. Il rugby non si gioca da soli, quindi ci crediamo tutti e ci sosteniamo tutti. E siamo una grande squadra e un grande gruppo di amici, veramente bello. Benissimo, allora diamo l'appuntamento anche a Novara per la prossima partita contro Varese. A presto, grazie mille. E come proseguirà questo campionato per voi? Quali saranno i prossimi incontri? Noi adesso abbiamo una partita difficile, perché andare a Sondrio il 20 gennaio sicuramente non è una passeggiata, ci sarà un clima sicuramente tosto, e loro sono una squadra in casa molto aggressiva, quindi sarà difficile riuscire a imporre il nostro gioco. E poi ripartiamo col ritorno e dovremmo riscontrarci con un po' tutte le squadre, tutte quelle della parte alta della classifica, Toto Capoterra, le avremo in casa, quindi speriamo di poter fare bene il ritorno. Allora, diciamo che con i nostri allenatori è tutto, buon proseguo e buon terzo tempo. Grazie. Grazie.